wildness so fierce. You're more alive than most to any who's seer. You're a beautiful rebel from the land of youth. Who fights for your attention? Will they see you tonight? But all you can do is sigh. Ci speravamo, più che altro. Ci speravamo. Ogni volta che si ha a che fare con un film indipendente, la speranza è sempre appunto quella, no? Di poter avere un seguito, e il seguito che sta avendo i giorni della vendemmia è sicuramente una sorpresa e un successo. Secondo me l'Emilia ha questa forza, e anche i suoi autori in questo sono stati abbastanza determinanti. Anche in un senso di volontà, anche in piccole produzioni. Adesso tu hai citato giustamente degli autori come Fellini, come Antonioni, io ti cito anche adesso Pellotti, semmai che esordito comunque in una maniera, adesso ovviamente non voglio fare assolutamente, ripeto, comparazioni, però analoga, con i suoi pugni in tasca, mettendosi lì in campagna cercando di fare qualcosa, insomma, di fare un lungometraggio. Che alla fine ci sia questa volontà anche di non far passare le cose, di rimboccarsi le maniche, di andare avanti in quello che si è costruito, di riprenderlo, quindi anche negli autori, sicuramente anche in tutti questi autori che hai citato, anche da Tondelli, insomma, che io amo tantissimo, sicuramente c'è anche questo pensiero anche un po' a volte retroattivo che non manca. Fascinazione, quindi chi guarda il ribelle probabilmente gli attribuisce un fascino sensuale. Nel caso del personaggio di Emilia sicuramente sì, c'è un aspetto così di sensualità, ma forse lei ci gioca anche un po' ad esserlo, no? Nella figura di Tondelli si omette o si dice sì, insomma, sembra questo personaggio, questo autore che è nato con del talento, così investito da altre. No, il talento ce l'ha avuto sicuramente perché era qualcosa che aveva già dentro, sicuramente per qualcosa che aveva, anche lui si era formato, era un grande lettore a Tondelli, e poi per qualcosa che aveva di prioritario, e anche nella sua, diciamo, diversa sessualità e modo di vivere, una diversa sessualità, c'era un'esigenza primaria. E in Altri Libertini, che è un romanzo, serie, insomma, di racconti dirompente, soprattutto per quell'epoca, credo che fosse veramente fosse fertile di quello. E un gran frocciolo anche c'è, perché c'era l'intelligenza già anche nei romanzi di Tondelli di dissacrare, insomma, anche uno stato, cioè era veramente di questo molto molto intelligente, autocritico, quindi cercava veramente di andare oltre. Tondelli rifiutò la proposta di Vanzina per la trasposizione del romanzo, penso perché fosse avuto anche in questo uno spirito prefigurativo, ecco, dei tempi. Adesso non voglio essere presuntuoso io nel rispondere, però credo che, insomma, forse sia stato bene così. Sono subito stronzo. No, vabbè, insomma. La situazione del cinema italiano adesso? Guarda, la mia risposta è che mi sono scappata a Istanbul a lavorare. Ah, ah. È una situazione triste, ma perché stiamo affrontando una crisi effettiva, per cui, ecco, produciamo molto poco. Però devo dire che i nostri talenti conquistano sempre i meriti, no? Garrone ha appena vinto a Cannes, qui quel poco che facciamo è ancora di grande valore. Grandissimo regista, e in questo momento rappresenta l'Italia all'estero, probabilmente. Sì, beh, poi appunto, come dici, adesso tu hai detto giustamente tutto Spettare Saviano, però insomma Garrone aveva già fatto dei film, sì, molto interessanti. Ora non è l'assioma, il grande pubblico ti conosce, sei un grande regista, Garrone era già un grande regista, poi è chiaro che adesso ha avuto anche un premio, ovviamente, però Garrone, insomma,
non serviva il consenso a Garrone, diciamo, del grande pubblico, ecco, per definire. Assolutamente. Però ecco, sono concordo, ecco, c'è qualcosa di atavico, ecco, c'è, che si respira nell'attualità, ecco, e soprattutto nel cinema italiano contemporaneo. Di mezzi è stato un grande limite, perché insomma produttivamente girare un film in 14 giorni, ora prima parlavamo con Lavinia in Turchia, mi stava dicendo che sono dei tempi record per girare. Ancora di meno. Ancora di meno. Sì, noi, io per esempio sto facendo una serie TV e facciamo 90 minuti a settimana. No, certo, no, ma noi abbiamo girato appunto, c'è un limite produttivo in questo, c'era, però ecco, in quello che accennavi tu nella ricerca della dilatazione dei tempi, questo no, nel senso, quella era una scelta mia, una scelta che io ho in mente, la sceneggiatura è un certo tipo di cinema che io apprezzo, poi non volevo fare qualcosa di ostentato, non volevo provocare, cioè non volevo che fosse sterile e fine se stessa, a me interessava cercare di ridare certe atmosfere, mi interessava più un come invece di una normale, insomma, narrazione, mi interessava lasciarla per quanto il più lineare possibile, soffermarmi su certi elementi che erano puramente visivi, ma perché penso che il cinema in primis sia un linguaggio visivo. Io personalmente, perché in sala abbiamo parlato anche di questa cosa, no? C'era una persona che ha detto, ho subito io invece una carenza di dialoghi. Personalmente devo dire che quando ho letto la sceneggiatura ho invece proprio apprezzato questa cosa, perché non amo le sceneggiature che spiegano troppo al pubblico. Io penso che il pubblico sia intelligente abbastanza da non deve essere imboccato continuamente, no? Sì. E per cui insomma il cinema è fatto di atmosfere, e l'atmosfera che si crea è sufficiente a raccontare a volte quando si è bravi. Sì, si spera.